Abbiamo trovato la casa di Catnap, guardate! Abbiamo trovato questa indicazione che dice casa di Catnap. E c'è Catnap del videogioco Poppy Playtime, quindi vuol dire che la sua casa è da queste parti. Gaia, coraggio, è la nostra occasione per vedere finalmente Catnap. Non credo che sia proprio una buona idea. Se poi ci addormenta con il suo gas suporifero, non lo so, e ci addormentiamo, siamo da soli. Finiscila di spaventarti. Io voglio assolutamente vederlo perché sono un suo grande fan e ammiratore. Bene, dai, che siamo pronti, dobbiamo andare. Sei pronta, Gaia? No. Io invece sono sempre pronto. Andiamo. Allora, la freccia dice che si trova in questa direzione qua a destra. E quindi si trova di qui. Perfetto, continuiamo a seguire la freccia e vediamo se troviamo qualche indizio da qualche parte. Cosa c'è, Gaia? Per caso c'hai paura di un gattino? Di uno stupido gatto? Aspetta, vediamo un pochettino. Ma perché ci sono così tanti gatti? Oh, mammina, è vero! Guarda quanti gatti che ci sono qui! Questo è segno che ci stiamo avvicinando alla casa di Catnap. Guarda quanti ce ne sono! Non sa dov'è la casa di Catnap? Può sbrigarsi perché io sono molto allergico a lei, quindi deve dirmelo adesso. Che schifo! Mi ha fatto una puzzetta in faccia! Ma l'avete visto? Ma come si permette? Ma perché questo gatto sta diventando viola? Tampa e può parlare con me, Vitto? Ecco, grazie. Sa dov'è Catnap? Sto parlando con lei. Sta guardando di là. Vuol dire che forse è da quella parte. Andiamo, Vittorio. Andiamo. Dovete andare nel cantiere. Andate nel cantiere. E lì che si nasconde Catnap. Andate nel cantiere. Ok, molto molto chiaro, signori gatti. Mi sa che andremo nel cantiere. E adesso vattene, Vittorio, perché veramente puzzi più di una capra marcia, capito? Oh, un po' più gentili la prossima volta, Sì, e poi siete voi che puzzate, non io. Seguimi, ti porto da Catnap. Oh, grazie, è gentilissimo, signor gatto. Dovete... Gaia! Vieni subito a vedere che cosa c'è qua. Che cosa? Ma sono delle impronte, viola tra l'altro. Sono delle impronte di gatto e viola, e sai chi è? Vittorio, guarda dov'è che puntano. Puntano verso il cantiere. Tu dici che dovremmo andare al cantiere? Io ho un po' paura in realtà. Hai un brutto presentimento se andiamo nel cantiere? Sì. Che cosa dici? Che cosa dovremmo fare? Io dico che ci dobbiamo andare perché se le impronte puntano per di... là vuol dire che Catnap è andato in quella direzione. Dove sono i gatti laggiù? Diamole da vicino queste impronte. Le impronte qua puzzano esattamente di gatto. Sì, sono molto molto fresche. Mi sa che chiunque abbia lasciato queste impronte è un gatto. È viola, puzza molto ed è passato esattamente 2 minuti fa. Sì, queste impronte qui sono fresche di 2 minuti. Il mio spirito di esploratore mi dice che da poco è passato. Quindi vuol dire che ci sta osservando da qualche parte. Quindi vuol dire che Catnap ci sta spiando da qualche parte. Come ci sta spiando? Vittorio, no, Vittorio, ce ne dobbiamo andare. Vittorio, no, no. Gaia! Vittorio, Vittorio, se n'è andato. Io non lo voglio vedere, qualcosa. È inquietante, è brutto. Gaia! È piccolo, dove è andato? Io non so come è fatto. È piccolo, è grande. Come è fatto? Io ho paura di Catnap. Gaia! Gaia, non ci sta! Non l'abbiamo ancora visto, Catnap. Non l'abbiamo ancora visto, lo stiamo per vedere. Ma non l'abbiamo ancora visto. Io non lo voglio vedere, Vittorio. Forse non hai capito. Io non lo voglio vedere. È brutto, è cattivo. Ci può addormentare. E poi che cosa facciamo? Noi siamo da soli. Tranquilla, ci sono io a proteggerti. Non succederà mai nulla. E per questo ho deciso che andrai avanti tu. Vittorio. Vitto Family, il mio istinto mi dice che Catnap è da queste parti, ok? Sento un odore di gatto da qualche parte. Gaia, tu senti per caso odore di gatto? Sì, sento una puzza di gatto in realtà. Sì, in effetti è più una puzza di gatto, se è per questo. Ma vuol dire che sta qua vicino.
e credo proprio che ci stia spiando. Ma io non lo voglio vedere. Io invece sì. Va bene, Vittorio, ti servirò, ma solo per questa volta. Che bello. Dai, ti darò tutti quanti i dolci che vuoi. Va bene. Oh. Gaia, guarda lì. C'è un altro cartello che dice casa di Catnap e punta nel cantiere. Vittorio, abbiamo... per me continua a non essere una buona idea per niente. Però ci dobbiamo andare e andiamoci. Guardate, Vitto Family, c'è un altro cartello che dice che la casa di Catnap è qui in questo cantiere molto schifoso, puzzolente e arrugginito, e della quale io non vorrei proprio entrarci perché... guardate, tutto quanto distrutto e potrebbe anche crollarci qualcosa addosso. Guardate quanto è grande. Però Catnap si nasconde qua dentro e dobbiamo cercarlo, ok? Dobbiamo trovare un'entrata per questo cantiere qui e cercare Catnap. Da qua mi sa che forse... è un pochino strettino. Vittorio, secondo me non sei molto abile a fare queste cose. Fai provare me. Sono più legato di un salame. Ah, aia. Mi sono strappato la gamba. No, ci mancava solo questa, Vittorio. Voglio proprio vedere adesso tu come ci riesci, Gaia. Tra qua... dentro. Sei sicura che stai a posto? No, Vittorio, è impossibile. Avevi proprio ragione. Mi sono anche sporcata. Sì, fa vedere se ti sei sporcata il giubbino. Vabbè, penso proprio che ci tocchi trovare un'altra strada. Dobbiamo trovare un altro ingresso, mi sa. E se ce ne torniamo proprio a casa? Andiamo, dai. No, non frena. Andiamo dir di lì, E Catnap! Che cosa, Vittorio? Io non vedo niente. Intanto, là! Un secondo fa lì ci stava una cosa viola vicino alla colonna. Ma, Vittorio, secondo me hai un po' di allucinazioni. Ma, Gaia, io te lo posso giurare che stava una roba lì, ma a fianco! Tra questa colonna e quel coso dell'Enel lì. Vittorio, scusa, secondo te noi dovremmo andare a cercare qualcosa che compare, poi scompare, poi ricompare un'altra volta, poi scompare di nuovo. Ma non ti fa paura questa cosa? Ma è una figata! Ma per niente proprio! Però ti ho promesso che ti avrei accompagnato e quindi ti accompagno. Esatto, brava, ti ricordi la promessa che mi hai fatto. Ok, dobbiamo trovare un altro modo per entrare qui nel cantiere, che mamma mia quanto è alto e fa paura. E guarda queste tende quanto sono spaventose. Vittorio, secondo me... Che c'è? Potremmo entrare di lì. Dall'altra parte, dici? Mm-mm. Ok, seguiamo. Andiamo. Vediamo un po' se qua c'è qualche altro ingresso. Fate caso se vedete Catnap da qualche parte. Qua non vedo nessun ingresso. Vediamo qui. Forse... Oh! Continuano ad esserci gatti. È un gatto normale quello là. Ok. Guarda! Ecco, potrebbe fare qui. Cos'è qua dentro? Mamma mia, c'è una scala che porta anche ai piani di sopra. Cosa dici? Posso salire? Sì, tecnicamente sì. Non... se vuoi. Forse non è la buona. Gaia, sei sicura di voler salire là sopra? Non mi sembra molto stabile questo posto. È il cantiere di Catnap questo. Vittorio! Che cosa c'è qua? Vieni a vedere! Oh mamma! Oh, c'è un intero piano superiore qui! Chi è che ha starnutito? Vittorio, qualcuno ha starnutito! Avete sentito? Non sto scherzando! Io l'ho sentito! Ok. Boh, può darsi che sarà stato, boh, non lo so, un operaio che lavora qui? Vittorio, senti questi passi? Chi è? Stavo scherzando, paura. Lo sapevo che eri tu che mi stavi facendo lo scherzo, Gaia. Dai, continuiamo. Ok, aiuto, non riesco a passare. Ok. Cavolaccio, guardate dove siamo. Guardate quanto fa paura questa tenda qui. Ok. Attento. Fate attenzione a dove mettiamo i piedi adesso qua. Ok. Ragazzi, guardate che paura. Oh, bambina mia bella, guardate questo posto quanto fa schifo.
È assurdo. Ok. Vediamo se riusciamo a trovare qualche indizio di catnap da qualche parte. Vittorio, io sono sempre più spaventata e credo proprio che qui da qualche parte ci sia catnap. Sento la sua puzza. Oddio! Guarda questa scopa, è viola! È viola! Che paura! Vittorio, attento, per favore, non facciamolo arrabbiare. Cioè, siamo nella sua proprietà privata, siamo nel suo territorio, non potremmo azzardare. Ma è strano però che qua non ci sono operai. Cioè, voglio dire, è un cantiere, ci dovrebbero essere degli operai. Che fine hanno fatto tutti quanti Vittorio, gli operai? Forse li ha mangiati. Dici? Potrebbe essere, tu che ne pensi? Io penso... Guarda, Gaia, questa qua è una maglietta di qualcuno tutta strappata. Oh! Vittorio! Questa è la maglietta di qualcuno. Oh mammina, è stata completamente squartata da qualcuno. Vittorio, io sapevo che questo catnap è un cattivo che si mangia anche le persone. No, io voglio vederlo. Cioè, più cose del genere incontriamo e più sono curioso di vedere catnap. Io per niente, me ne voglio solo tornare a casa. Ma Gaia, la finisci di fare la fifona che non sei altro, Vittorio, per favore. Guarda questo. In effetti sì, è un po' distrutto. Ti va di salire sopra? E vedere che cosa c'è sopra, ai piedi di sopra. Ok, dai. Allora, facciamo cazzo sassa forbice. Se vinco, andiamo sopra. Se perdo, rimaniamo, andiamo da un'altra parte. Ok, va bene. Ok. Aspetta, chi deve vincere? Io devo vincere per salire. Carta, sasso, forbice. Carta, sasso, forbice. Ho vinto! Quindi torniamo sopra. Non so di chi sia questa maglietta, ma mettiamocela nello zaino e dopo la analizziamo bene in laboratorio. Adesso dobbiamo salire sopra per vedere che cosa ci sarà ai piani superiori. E io sono super curioso di saperlo. E anche Vittorio, un po' spaventato. Ma come dovremmo salire secondo te? Con le scale? Ci sono le scale e saliamo per le scale. È semplice. Ok, saliamo. Ok, siamo pronti a salire al piano di sopra, ok? Andiamo? Andiamo, Vittorio. Ma Vittorio, io ti seguo. Forza. Oh mamma. Oh ma... No. Non ci posso credere. Gaia. Che cosa c'è? Ho visto una cosa che fa schifissimo. Cioè? Ci sta del cibo tutto quanto mangiato qua ma sopra. Ma che cosa dice? Ci sono degli si è fatto proprio la casetta. Ci sono degli avanzi di cibo qua sopra. Quindi mi sa che ci stiamo avvicinando da queste parti. Ok, io vado. Ok, bimbi, seguiamo Vittorio. Guarda, mi sono fottuto il dito. Ma quanto è alto? Mo' parecchio alto, dammi. Wow. Mamma mia, dove stiamo andando? No. Guarda dove siamo. Questa è una vera casa della paura. Lo so. Vediamo un pochettino dove stiamo andando. Oh, opla. Attenzione all'altezza. Fate caso se vedete qua. Andate via. Ah, salve signora. Ma non possiamo stare qui. Assolutamente no. Perché? È pericoloso. Ah, ma per caso ha visto un gatto viola? Un gatto viola? No. Ha detto che non ha visto nessun Vittorio, gatto viola. Vittorio, secondo me noi ce ne dovremmo soltanto andare. Forza, andiamo. Ok, andiamocene. Ah, finalmente. Gaia, guarda, la scala si è staccata. Vittorio, adesso dobbiamo... Qualcuno ha staccato la scala. Guarda che qualcuno ha staccato la scala. Vittorio, io lo sapevo. Questo gatto ci ha messo in trappola. Ci mancava soltanto questa. E mo come facciamo? Possiamo né scendere né salire, sei proprio sicuro? Siamo rimasti in trappola qua sopra. Aspetta, devo... Vedi qua, vedi che si è staccata. Adesso come facciamo? Mantieni. Ma tipo non vedremo anche... Vai Vittorio, tu sei più qua. Coraggioso. Ci devo anche scendere da qui. Ma che cosa di... Ah, vabbè sì. Ma è proprio impossibile. Guardi, sì, fai tipo Spider-Man. Che schifo. Ma no. No, vabbè, il jeans è nero, però. Ok, scendo. Vai. Sto scendendo, vado, salto. Ok. 3, 2, 1.
Ok, ce l'ho fatta, mi sono un po' sporcato i pantaloni, però ce l'ho fatta, adesso tocca a te. Io mi sa che rimango proprio qua. Vai Gaia, ce la fai. Gaia, lo vedi laggiù? Vittorio, io non vedo proprio niente. Forse ti servono un po' di occhiali. Guarda, lo vedi laggiù? Ma io continuo a non vedere. Vedi quella macchia viola laggiù? Aspetta, Vittorio, vediamo. Vittorio, eccolo! Quello? Eccolo, sta lì, sta lì. È il pupazzo di Catnap, lui. No, Vittorio, io me ne vado. Ciao! Ma Gaia, sta lì! Ok, Vitto Family, è il nostro momento. Catnap si trova laggiù. Vediamo se succede qualcosa se lo tocchiamo, ok? Venite, venite. Pianissimo, dobbiamo andare. Vittorio, potrebbe io scappare, ho paura. Potrebbe scappare se corriamo troppo velocemente, se urliamo troppo. Shh, Vitto Family, fate silenzio. Ok, andiamo. Vittorio, io ho paura. Eccolo. Ma secondo te ci sente? Secondo me sì. E ci vede anche. Ecco, faccio un verso. Fai una pernacchia. Non si muove, non fa niente. È morto. Ma è vivo. Catnap, ci sei? Secondo te lo devo toccare? Secondo me no, ovviamente. Che domande? Prova a toccarlo, vediamo che succede. No, no, non ce la faccio. Vittorio, perché fai queste cose? Non lo so, magari mi addormento se lo tocco, se lo tocco. Andiamocene, dai, dai, forza, forza, andiamocene. Vado. Andiamocene, vado. No. Ah! Ho preso, ho Catnap. Vittorio. Aspetta, questo... ma quindi se premo qua esce il gas dalla bocca che mi fa addormentare, forse. Se tocco forse la luna, non lo so, se tiro la luna. Io non lo so, non ci voglio proprio pensare. Vediamo a questa la luna, cosa. Vediamo che succede. Vado, 3, 2, no, non ce la faccio, poi dopo succede un guaio. Allora, facciamo Vittorio. Qua. Vittorio. Facciamo qua. Allora, adesso porteremo Catnap sopra a casa nostra e lo analizzeremo e vedremo come è fatto. E va okay? Bene. Gaia, allora sei pronta? Lo dovremmo portare a casa nostra, Vittorio. Tu sei proprio impazzito. Ma sì, allora. Ma Gaia, dove cavolo è finito Catnap? Vittorio, fino a lì. Vittorio, non l'ho visto anche io. Non c'è più. Aspetta, ce l'hai dietro, ce l'hai dietro, ce l'hai dietro. Ce l'hai dietro, Gaia, ce l'hai dietro, Gaia, Gaia, ce l'hai dietro, Gaia. Aiutami. È scomparso. Ok, Vitto Family, Catnap è scomparso. Dobbiamo continuare a cercarlo. Aiutateci a cercarlo. Esatto. Scriveteci qua sotto nei commenti dove secondo voi le troveremo. Dove l'avete visto, esatto.